Gesù disse: se qualcuno ti dà uno schiaffo, voltati e porgi l'altra guancia. Un insegnamento simile è rilevante oggi? Vedi, Gesù potrebbe aver detto questo alle 12 persone che erano attorno a lui. Non è un insegnamento generale. Ai suoi apostoli, le persone che portano il suo messaggio, lui sta dicendo: se qualcuno ti dà uno schiaffo da una parte, porgi loro l'altra guancia. Non sta dicendo questo a tutto il mondo. Quell'uomo, il modo in cui visse, non è il tipo da porgere l'altra guancia. Lui arriva nel tempio e butta fuori tutti i mercanti. Non ha detto: ok, tu hai una bottega qui, tieni un'altra bottega là. Ha detto questo? Fisicamente, a mani nude, sta distruggendo le loro attività. Non è così. Non è il tipo di uomo che porgerà l'altra guancia a tutti. Sta dicendo ai suoi apostoli: se vuoi portare il mio messaggio, devi essere così. Nessuna resistenza in te. Non importa cosa la gente fa. Tu non deviare dal tuo cammino. Tu rimani sul tuo cammino. Ti sta dicendo solo questo. Siccome queste culture sono molto dialettiche, ogni cosa viene detta con un esempio, un tipo di analogia. Sta dicendo che se qualcuno ti dà uno schiaffo su una guancia, porgi loro l'altra guancia. Non deviare. Se qualcuno ti dà uno schiaffo su una guancia, se tu cerchi di dargli uno schiaffo sull'altra guancia, sulla sua guancia, allora stai deviando dal tuo cammino di pace e di amore. Non è così? Quindi sta dicendo: non deviare dal tuo cammino. Tu rimani sul tuo cammino. Non importa cosa fa qualcuno. Ti sta solo dicendo: non diventare una reazione nella tua vita. Se vuoi agire nella tua vita, non dovresti reagire. Se reagisci, diventerai schiavo di qualcun altro. Andrai dietro a quelle persone. Quindi sta solo dicendoti: non reagire. Questo è il suo modo di dirlo. Quindi non va preso alla lettera. La sua vita dimostra che lui non lo prese alla lettera. Non è così?